Pasqua si avvicina, siamo venuti a sbirciare nel laboratorio della pasticceria Cesar all'Aquila di Roberto e Cesare Catelli, una storia quasi trentennale, Cesare. Sì, sono 30 anni di attività, non considerando poi il percorso che ho fatto nella pasticceria di mio padre. Un percorso tutto da autodidatta all'inizio, ma poi? E poi niente, poi attraverso corsi, demo e dimostrazioni con vari tecnici che ho voluto far venire nel mio laboratorio e che ancora oggi, diciamo, vado avanti con questo modo di lavorare, faccio in modo che la mia pasticceria è sempre evoluta al passo nei tempi. Qual è il segreto del successo di questa pasticceria? Allora, perché il segreto, è frequentatissima. Sì, diciamo il segreto del successo è che io ho sempre ribadito che il prodotto deve avere la massima freschezza e qualità e scelta degli ingredienti. Per poter far questo bisogna dedicarsi a 360 gradi al proprio lavoro e venire presto a lavorare in modo che i nostri clienti tutte le mattine trovano un prodotto fresco e genuino. Quella dei lievitati è un'autentica sfida che spesso, diciamo, mette a dura prova anche i più bravi. È iniziata con Roberto, però, o no, diciamo con te? Che questo percorso è nato già agli inizi della mia attività, perché era qualcosa che mi spingeva a farlo perché è stata sempre una mia passione. Però avevo capito che c'era da studiare, fare corsi per poter abbracciare questo tipo di mondo. E già nel lontano ormai 1993 ho iniziato a fare dei corsi alle scuole di Venezia, all'Etoile, per proprio specifici per il lievito madre. E da là poi è nato, diciamo, questo percorso e che oggi sto cercando di trasferire a mio figlio Roberto, che non peraltro è entrato quest'anno in accademia. E Roberto è la terza generazione dei Catelli maestri pasticceri e questa è ormai solo tua creatura. Diciamo che questa è la nostra creatura, la mia, di papà e di tutti i nostri collaboratori, perché ci lavoriamo tutti insieme, se no non sarebbe possibile avere un risultato del genere. Però diciamo che nell'ultimo periodo mi sono addentrato sempre di più in questo prodotto di grandi lievitati, colombo e panettoni, sia perché mi piace e mi affascina questo mondo che vivo praticamente da bambino, che sto a fianco di papà da ormai una decina di anni. Allora, qui abbiamo gli ingredienti che papà Cesare diceva naturalmente sono la cui qualità è importantissima, è fondamentale, determinante, no? Quali sono? Facciamo una carrellata. Qui partiamo, diciamo, dalla farina. Innanzitutto qui non lo vediamo, ma c'è il lievito madre che lo vediamo all'interno del prodotto. La farina, il burro, gli agrumi, le uova, lo zucchero, canditi, la vaniglia, diciamo sono i principali ingredienti, e le mandorle, sì, i principali ingredienti per realizzare la nostra colomba. La tua colomba ha vinto il campionato italiano dei giovani lievitisti e quante ne fate di varietà? Allora, noi quest'anno proponiamo 4 gusti, dalla tradizionale, la cioccolato con impasto scuro e gocce di cioccolato, latte fondente, poi facciamo una nostra colomba particolare che è integrale con gocce di cioccolato bianco e lampone semicandito e la classica colomba al pistacchio che è una colomba farcita con una Nutella al pistacchio che prepariamo noi. Vogliamo andare all'assaggio? Sì, procediamo. Oh, la colomba di qualità, anche quando si apre, no? Come si riconosce? L'alveolatura conta o no, come dicono? Beh, diciamo che l'alveolatura ha un milione di sfaccettature, che va dalla micro alla macro alveolatura. Noi per la nostra, diciamo, politica adottiamo una micro alveolatura perché secondo noi trattiene molto di più i sapori e dà molta più sofficità. Questa naturalmente è un prodotto senza conservanti, una produzione limitata e artigianale. Esattamente. Poche centinaia di pezzi, vero? Che sì, vendete solo nella vostra soltanto pasticceria. Soltanto per la nostra pasticceria, sì, esattamente. Quindi non ci resta che assaggiarla. Assaggiamola. Assaggiamo. Ecco qua. Grazie, prego, prego maestro. Molto volentieri. Sprigiona un profumo, già? Già dall'odore. Eccezionale, la consistenza. Facci un 30 secondi di degustazione tecnica, dai. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la consistenza, come possiamo vedere, è una colomba molto molto soffice. Per quanto riguarda la fioccatura, è un termine tecnico, diciamo, che si utilizza per valutare il prodotto. Io direi che lo rispecchia
alla grande. E per quanto riguarda il gusto, purtroppo questo ve lo posso solo raccontare. Questo infatti si può soltanto venire e provare. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua.